come considerare sempre, tenere vivi i due punti di riferimento, come due stelle che devono guidare il percorso missionario nel mondo. Da un lato l'annuncio della nostra identità cristiana, del messaggio, della parola di Dio, della ricchezza che anche la tradizione della Chiesa ha sempre offerto, che capace di donare un senso dell'essere e dell'esistere, un senso della vita a tutti. Secondo però è necessario essere in dialogo con la cultura, il mondo in cui si entra, le coordinate geografiche, culturali, storiche di un popolo, essere in ascolto dell'altro. Quindi da un lato noi e dall'altro invece il mondo in cui siamo, gli altri. E questo è l'incontro proprio che Cristo ha fatto con la sua predicazione, che Paolo ha fatto camminando per le strade dell'impero, portando la fiaccola del Vangelo, ma incontrando anche le comunità le più diverse del mondo allora conosciuto.